John, mi senti? Una roccia mi blocca la gamba. Aspetta, cerco aiuto. No, sono alle costole della Trinità. Non voglio attirare l'attenzione. Sto arrivando. Non ci vorrà molto. La Trinità è un'antica società segreta antecedente a Cristo. La Trinità è un'antica società segreta antecedente a Cristo, governata da un... Jonah, sono fuori. Fa attenzione, la via d'accesso è piena di trappole. Alla Trinità serve ancora. Stanno proteggendo qualcosa. 6 settimane e ancora non sappiamo chi guida la cellula locale della Trinità. Ma ho parlato con la gente del villaggio. Sono tutti contenti perché pare che al giorno dei morti verrà un VIP. Si chiama Dominguez. Dovremmo partire da qui.
Jonah, ce l'ho fatta. Io sto entrando. Ci sono quasi. Scusa se non ho atteso. Attento. Meraviglioso. Lara! Cavolo, questo posto è enorme. Direi che la ricerca è stata utile. Sappiamo cosa vuole la Trinità. Già, volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Ti ho vista mentre il passaggio ti crollava addosso. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. E questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa? Pesci rosa? Una montagna incoronata d'argento. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato? Lara! Dobbiamo uscire di qui! Forza! Presto! Avanti! Se non mi avessi portata via sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì, non a fare foto però. Smettila. Ehi, vuoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame. Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una balena. Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez? Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta è un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Jonah, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa, si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente, e questa stella è il cuore. Tramonta a sud-ovest. Quindi a sud-ovest del rio delle Amazzoni? Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine. Se guardi con attenzione è danneggiata. Questo numero a prima vista potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione... Cioè? La precessione... La
La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Ok. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Le della Trinità sono arrivate. Ho saputo che hanno portato rinforzi. Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula. Sapranno che siamo stati all'altro sito. Una seratina tranquilla. Ma dove è andato Dominguez? Non può essere. Deve essere in cortile. Già. Diamo un'occhiata. Qualcuno saprà dirci qualcosa. Ehi, Sammy, come va? Grazie, Jonas. Dove è andato? Continuiamo a cercare. Mi brontola lo stomaco con tutto questo cibo. Forse avresti dovuto mangiare. Ero troppo presa. Come sempre. Los jóvenes no saben nada de la vida. Così dicono. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. Non lo vedo. Continuiamo a cercare. Por favor, prova un poco. Che profumino. Ah, ora lo trovi il tempo di mangiare. Mi sto ambientando. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Oh, mamá. Anch'io da bambina ero discola come lui. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Forse potrei accenderne uno per mia madre. Non sono abituata a tutta questa gente. Meglio gli immortali o gli implacabili? No, va bene così.
Hai fatto un'ottima impressione sui locali. È un bel posto. È brava gente. Cos'è che ti ha fatto sorridere prima, dalla fiora? Le dahlie erano i fiori preferiti di mia madre. Ah, guarda che gioiellino! Ne avevo una identica a questa. Ci andavo ovunque. Quando hai smesso? A Yamatai. Ah. Sta succedendo di tutto. Vorrei tornare qui con un po' di tranquillità. ¿Ve algo que le guste? Do un'occhiata. Usted es inglesa. Debería llevar algún recuerdo a casa. Mi spiace, Juan. Ha già fin troppi souvenir. Bien, Jonah. Come fai a conoscere tutti? Ci parlo. Ogni tanto dovresti provarci. John, è al cancello. Lo vedo. Bene, non devono seguirmi. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa. Mi hanno detto che c'era una... bel festino, delle pollastre truccate da pesca. Voi non ne sapete nulla. Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. La mia abuela era di qui, anche se non sembra. Io volevo fare un'offerta. Cosa fate con le lenzuola? Ok, ma fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao! Jonah, ci sono. Bene. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Estarán relacionadas con los peores miedos. Permiso. Ahora Dios la tiene. Consiglio, comandante. Sì, signore. Anche dopo il fiasco in Brasile, nessuno dubita della sua leadership nell'organizzazione. Mai andiamo fino in fondo. Sì, signore. Sono pronti a tutto. Scusate. Jonah, Dominguez non è solo il leader di questa cellula. Credo sia il capo della Trinità. Facciamo attenzione. Lara. Sì, sì, ho capito. Se tuo papà sta ascoltando, gli sta bailando felice. Lara,
Scusate, signorita. Oh, colpa mia. È stata una trappola nel primo sito. Crediamo sia stata Croft. Aspetta. Che c'è? Voglio conferme, comandante. Basta tirare a indovinare. Farò in modo di avere conferma visiva. John, forse mi hanno visto. Provo a passare dal vicolo. Io troverò un'altra strada. Hombres. La prudenza non è mai troppa. Sei molto gentile. Ti ringrazio. Seguiamo. Sì, parla il comandante Rudy. Dominguez vuole la conferma che Croft è qui. La foto ce l'hai. Donna, caucasica, sui 20 anni. È chiaro? Beh. Bene, la troveranno. Bene. Non voglio che entri nessuno. Oye, fuera de mi oficina. ¿Y come? Cierra la puerta al salir. Certo. Tranquillo, va a giocare. Mai viste vetture come quelle trovate in questo sito? È la chiave per la fase successiva. È il momento, saremo pronti. Sono entrati nella zona di scavo. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro. Deve esserci dell'altro in queste rovine.
Una piramide maya dentro una specie di grotta. Affascinante. Datela alle rovine. Da lì non si dovrebbe sentire nulla. Caro il mio capo archeologo, ma il tuo contratto è terminato. Stai tranquillo. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Jonah, la Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Qui comandante Rourke, a tutte le unità, prepararsi all'operazione Blackout. Meglio guardare in quelle rovine. 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 Conosco questa figura. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Non mi resta che scendere. Ishel e Shashel sono due facce della stessa dea. Ishel. Ok, così dovrebbe andare.
Dunque. Qui, comandante Rourke. Voglio il sito sicuro ora. Quando arriva il dottor Dominguez, entriamo tutti in... Comandante Rourke, voglio il sito sicuro ora. Quando arriva il dottor Dominguez, entriamo tutti insieme. La statua guarda verso la grotta. John, entro in una grotta. Potrei perdere il segnale. Ho ricevuto. Terrò d'occhio la Trinità da fuori. Sembra che questa grotta di solito sia sommersa. Questo documento descrive una specie di viaggio o pellegrinaggio svolto dai Maya. L'incisione su questo monolite Maya è troppo rovinata per leggerla.
Che posto è questo? Thank you.